Benvenuti alla 20ª edizione del telegiornale di Argenta. Sabato 25 aprile ad Argenta si sono svolte le celebrazioni per il 64° anniversario della Liberazione, con la deposizione di corone di fiori sui cippi di coloro che sono caduti per la libertà. Dal 21 marzo al 5 aprile, presso il Centro Culturale Il Mercato, è stata allestita la mostra dal titolo Pornoblock. Le immagini fotografiche, così come le installazioni pittoriche che ad esse fanno riferimento, ci immergono in una Bucarest vera. Io e Lorenzo Mazzoni, il coautore del testo, abbiamo visitato Bucarest, soprattutto la periferia di Bucarest, all'inizio attraverso un reportage fotografico e attraverso degli appunti di viaggio di Mazzoni. In un secondo tempo, quando siamo tornati in Italia, abbiamo pensato di fondere il materiale che avevamo in casa per produrne una nuova forma di romanzo, che è appunto il rotocalco fotografico. Il 5 aprile, dalle 9 alle 19, in piazza Marcone d'Argenta, si è svolto il moto raduno dal titolo Argenta in moto, con musica e spettacoli. Siamo andate a intervistare la scrittrice Leonora Guerrini per conoscere la sua attività di scrittrice per l'infanzia. La passione per scrivere libri è nata moltissimi anni fa, direi soprattutto la passione di scrivere. Il primo libro, I tesori di Nonno Bebo, che è un libro che ho dedicato a mio padre, e sono 8 racconti. Dopo I tesori di Nonno Bebo c'è stata la pubblicazione La Befana e il Principe dei Minatori, che questo è invece un racconto unico. Il 24 aprile alle ore 21 presso l'Aula Magna del Centro Culturale Cappuccini, Tiziano Bordone ha presentato il suo libro L'Otto Volante. Nel corso della serata alcuni attori hanno letto brani dei racconti e la lettura è stata accompagnata da improvvisazioni musicali. Ho sempre avuto questa grande passione per la scrittura, quella che mi deriva dal fatto di essere sempre stato un grande lettore, un lettore onnivoro. A un certo punto un lettore onnivoro desidera vedere scritta la storia che non è mai riuscito a leggere, e questa è stata la molla iniziale che mi ha portato a scrivere racconti. In particolare ho privilegiato sempre il racconto breve, perché è una forma narrativa non troppo sfruttata che io ho coltivato fin, diciamo, dalla più tenera età, così ho voluto mettermi alla prova. Dal 18 aprile al 10 maggio il Centro Culturale ospita la mostra fotografica L'Album della Memoria, mostra documentaria sul bombardamento di Argenta. Il 4 aprile alle 10.30 presso il Centro Culturale Cappuccini è stato presentato il libro Città e Civiltà, frutto di un percorso sui temi della società multiculturale e della cittadinanza realizzato attraverso un corso di perfezionamento post-universitario e un convegno di studi grazie alla collaborazione tra il Comune di Parma, il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università di Parma e la Fondazione ISMU di Milano. La cittadinanza è in cammino, si modifica di continuo, ha bisogno di essere sempre riconsiderata, e questo libro vuole essere appunto un tentativo di mettere in discussione alcuni punti fermi che credevamo di avere acquisito sulle problematiche del multiculturalismo negli anni scorsi. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.